6 determine dirigenziali del comune di Pesaro con affidamenti alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare che presentano gravi criticità. Lo ha rilevato il centrodestra pesarese inviando i documenti all'ANAC. 6 segnalazioni all'autorità nazionale anticorruzione che riguardano i lavori al casco di Valentino Rossi in Piazzale d'Annunzio, i punti luce, murales e sonoteca. Abbiamo aspettato l'audizione dei dirigenti in commissione, abbiamo atteso di poter vedere tutti gli atti, compresi quelli che non sono stati protocollati all'ente e quindi che sono presenti soltanto in formato cartaceo all'interno dei fascicoli. Dopo aver analizzato la documentazione, dopo aver sentito i dirigenti, siamo stati in grado di poter procedere alla segnalazione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La segnalazione ha riguardato specifici profili molto tecnici, a partire dall'indeterminatezza dell'oggetto, piuttosto che tutta la criticità rispetto al fatto che queste due associazioni non risultano essere iscritte all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che quindi comporta con sé tutta una serie di valutazioni anche rispetto alla congruità dei documenti che sono stati presentati. Da queste segnalazioni ci aspettiamo un riscontro che avverrà sicuramente nelle prossime settimane e rispetto alle quali credo la comunità sarà giusto, verrà resa edotta di tutto quello che starà accadendo. Ora effettuate queste segnalazioni all'ANAC, il passo successivo sarà quello di valutare sempre questi affidamenti sotto il profilo invece della corretta gestione della spesa pubblica. Quindi abbiamo a tal fine richiesto i bilanci analitici del 2021, 2022 e 2023 del Comune per poter confrontarli con la documentazione relativa alle singole determinazioni e verificare se c'è stato uno scorretto impiego del denaro pubblico. Quindi autorità competente in questo caso sarà la Corte dei Conti, che è l'organo deputato a vigilare in questa direzione.